Koblet non pensa davvero che il tour per lui finirà prima dei Pirenei. Bartali spera di venire fuori alla distanza. Quanto a Robic, il suo sorriso sembra dire: vi farò vedere io. La prima vittoria italiana avrà nome Isotti. Il pesarese è fuggito con 5 altri corridori. Li batte nettamente in volata a Nantes, traguardo della 7ª tappa. Per Isotti, primo piano di rigore. Partenza al lume delle torce per la Nantes-Bordeaux, la più lunga tappa del tour, 345 km. Quando appare il sole, i corridori sono già in marcia. Corsa senza sussulti e gruppo compatto per 270 km. Cher ripensa alla maglia gialla perduta. Magni sembra dire: in volata me li mangio tutti. Con Bartali e Assendorfer, la maglia gialla abbandonerà il tour perché giungerà fuori tempo massimo nella prossima tappa. L'olandese Nolten in fuga nel finale conclude a Bordeaux la sua bella fatica di vincitore solitario. Nel volatone per le piazze d'onore, Magni se li mangia proprio tutti, a cominciare da Koblet. E adesso fa il bis, ma non per il secondo posto. Eccolo primo a Pau, davanti al favorito del tour, a Robic e a Cher, proprio come a Bordeaux.